Noi abbiamo un metodo infallibile. Voi non dovete flirtare solamente con la persona che avete nelle vicinanze. Potete, per carità, potete anche far piedino, se è d'accordo. Non era vietato neanche col Covid, quindi figuriamoci adesso. Voi se prendete uno schiaffo, cavoli vostri, vabbè. Dovete guardarvi intorno. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e penna che trovate in tavola e scrivete un messaggino con quello che vi esce dal cuore, ragazzi. Vi firmate con il vostro numero identificativo, fuori scrivete a chi lo dobbiamo portare. È facile, facile. Importante tenere in vista il numero, perché se non mettete il numero non vi scrive nessuno. Tornate a casa come siete venuti. Da un lato sono contento, così rimanete singole e tornate, però il senso è quello di scrivere e farsi scrivere, ok? In questo modo, col numero che vi è stato dato, mantenete un anonimato incredibile. Non dovete mettere il vostro nome, non dovete mettere il numero di telefono. State cauti, mettete il numerino che prima di andare via ci dovete restituire e domani ce l'avrà un'altra persona, quindi insomma, ok, chiaro? Facciamo un esempio facile. Abbiamo dei messaggi già? Sì, bene. Allora, il primo messaggio di questa sera, ragazzi, va alla numero 20. Chi è questa donna fortunata, ragazzi? Numero 20. Eccola qua! Che fortuna, ragazzi! Che fortuna! È meglio che vincere all'otto, ragazzi, Sono già emozioni. Questa donna, ragazzi, ha già fatto colpo. Come ti chiami? Luigina. Luigina, fantastico. Da dove vieni, Luigina?